Di fronte a tanti e tali accuse mosse da Lutero, la Chiesa non poteva rimanere inerme. Quindi decise di reagire. La reazione della Chiesa venne definita Controriforma. La Controriforma voleva essere il tentativo da parte della Chiesa stessa di rinnovarsi e quindi di accogliere le provocazioni di Lutero e di rispondere ad esse con un'azione importante. Sapete benissimo che quando c'è un problema importante all'interno della Chiesa deve essere affrontato, deve essere quindi discusso e bisogna trovare delle soluzioni. In che modo, ve lo ricordate? Ma certo, con un concilio. Infatti la Chiesa convocherà un concilio. Sarà il concilio indetto a Trento, una città al confine con la Germania, dal Papa Paolo III nell'anno 1545. Venne sospeso e ripreso più volte e si concluse con Papa Pio IV nell'anno 1563. Il Concilio di Trento rappresenta quindi un momento fondamentale nella storia della Chiesa, perché durante questo concilio vennero chiarite molte problematiche sollevate da Lutero e furono così definiti gli elementi della fede cristiano-cattolica. L'assemblea del concilio fissò il canone biblico, cosa vuol dire? Il numero e anche l'ordine dei libri che venivano considerati sacri e dichiarò quindi legittima solo l'interpretazione che di questi testi ne dava la Chiesa. Approvò inoltre la dottrina delle due fonti, la Sacra Scrittura, che ovviamente è alla base, ma anche la tradizione, secondo la quale la parola di Dio è contenuta nella Bibbia e negli insegnamenti che la Chiesa ha tramandato. In risposta così alla tesi di Lutero sulla giustificazione, cioè quel concetto che Lutero chiamava sola grazia, il concilio affermò che per salvarsi non basta solo la fede, ma sono indispensabili anche quelle che vengono definite buone opere, perché sono una forma di cooperazione dell'uomo alla propria salvezza, cioè in questo modo con le buone opere l'uomo agirebbe in maniera concreta per la sua salvezza, per la salvezza di se stesso. Il concilio ribadì poi che i sacramenti sono 7, non come diceva Lutero che erano solo 2, e ogni singolo sacramento, secondo quanto ribadisce il Concilio di Trento, sono un momento santificante, perché ogni sacramento conferisce la grazia di Dio. Su quanto riguarda l'Eucaristia, contro quanto affermava Lutero, la Chiesa e quindi il Concilio di Trento definì che Gesù era presente nel pane e nel vino nel momento della consacrazione durante la celebrazione eucaristica e quindi ribadisce il concetto della transustanziazione. Furono affrontate anche questioni riguardanti la disciplina del clero e quindi nel concilio si stabilì che i vescovi dovevano risiedere nella propria diocesi, non potevano andare in giro e quindi vivere un po' qua, un po' là, a seconda dei loro desideri, ma dovevano rimanere fissi a vivere nella diocesi di cui avevano cura. Il concilio di Trento obbliga i vescovi a erigere dei seminari, cioè delle scuole, all'interno delle proprie diocesi per garantire una migliore formazione di coloro che sarebbero diventati in futuro sacerdoti. Quindi istituisce delle scuole speciali dove i futuri sacerdoti si sarebbero preparati per diventare sacerdoti. Obbliga poi i parroci a spezzare sempre la parola di Dio. Cosa vuol dire spezzare? Predicare nelle celebrazioni eucaristiche domenicali la parola di Dio, quindi leggerla e spiegarla. Ritiene ancora necessario approntare un catechismo che serve ai cristiani, perché i cristiani devono essere istruiti su quelle che sono le verità di fede
Non solo i sacerdoti dovevano essere istruiti, ma anche i cristiani. Non potevano essere ignoranti, non potevano dire di non sapere. Quindi ci dovevano essere dei libri appositi, appunto i catechismi, che avevano il compito di istruire il singolo cristiano. Il concilio infine dichiarò che il Papa, in quanto successore di Pietro, è garante ed è la massima autorità della Chiesa. Quindi, riassumendo tutto, diciamo che con il Concilio di Trento la salvezza è un dono di Dio, ma l'uomo è chiamato a collaborare personalmente con una vita buona, fatta di buone opere, che per salvarsi sono indispensabili sia la fede che le opere. E ogni cristiano può leggere la Bibbia, ma l'interpretazione ultima spetta al Magistero della Chiesa. A questo punto vi saluto e vi do un abbraccio e a un prossimo appuntamento. Ciao!